San Marzano sul Sarno attendeva dal 1942 la locale stazione dei Carabinieri, quando la Benemerita fu stazionata definitivamente nel vicino territorio di San Valentino Torio. Un bel traguardo per il sindaco uscente Franco Grimaldi, che con la realizzazione del presidio in proprietà agli anni quandi realizza l'integrazione della sicurezza sul territorio, dopo la realizzazione, seppure in via sperimentale, del monitoraggio del territorio mediante la videosorveglianza. Alla cerimonia della prima pietra erano presenti il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Salerno, il comandante Gregorio De Marco. Indubbiamente l'istituzione di una nuova sede dei Carabinieri dà maggiore sicurezza, più aderenza dell'arma a quelle che sono le esigenze della società. Tra i presenti alla simbolica posa della prima pietra della caserma sammarzanese, il cui fitto peraltro, almeno nella prima fase, sarà a totale carico dell'amministrazione comunale, come ha ribadito lo stesso primo cittadino Franco Grimaldi, c'era anche il generale Roberto Iucci, subcommissario per l'emergenza Fiume Sarno e cittadino onorario di San Marzano sul Sarno. Presente anche il comandante di compagnia di Nocera Inferiore, il maggiore Massimo Cagnazzo, che analizza l'attuale emergenza sul territorio dopo i recenti fatti di sangue avvenuti a Pagani. Mi fido più della qualità che non della quantità. La quantità serve anche in un'occasione di questo genere per dare una risposta forte, decisiva, concreta a quelli ovviamente che sono questi delitti che devono essere condannati senza ovviamente soluzioni di continuità, senza giustificazione alcuna. Noi stiamo in questo settore, stiamo lavorando tantissimo, la nostra presenza cerchiamo di farla diventare capillare su tutto il territorio, ma ovviamente in particolare in questo periodo. L'unità operativa di oncoematologia di Nocera Inferiore segna un'altra tappa importante nella lotta alla leucemia. Il 3 aprile ultimo scorso è stato completato l'iter del secondo espianto di midollo osseo eseguito presso il presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore. La procedura è stata portata a termine nella sala operatoria della neurochirurgia dall'equipe guidata dal professor Alfonso D'Arco, a vantaggio di due pazienti affetti da patologie tumorali del sangue. Per loro con tale intervento si apre la possibilità di un autotrapianto, altrimenti impossibile con la usuale procedura di mobilizzazione delle cellule staminali dal sangue periferico. L'espianto di midollo è la procedura da eseguire in sala operatoria in anestesia generale, con cui vengono mobilizzate e successivamente congelate le cellule staminali, che una percentuale fortunatamente piccola di pazienti non riesce a produrre e a riversare nel torrente circolatorio periferico. L'acquisizione di una piena autonomia anche in questo settore contribuisce in maniera decisiva all'ulteriore qualificazione dell'unità operativa diretta dal professore D'Arco, già punto di riferimento nazionale in campo ematologico ed oncologico. Questo ulteriore importante traguardo è tanto più rilevante quanto più si realizza in un momento particolarmente difficile della sanità campana, in particolare proprio quello della regione e dell'agro nocerino, afflitta da gravi problemi economico-gestionali, tanti da dover essere tutorata dalla regione toscana su decreto del ministro Turco. Questione caserma Tofano. Parla il primo cittadino di Nocera Inferiore Antonio Romano, dopo la trasferta negli uffici ministeriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il conseguente incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta, per sciogliere il nodo sulla possibilità da parte dell'ente di Piazza Diaz di acquistare a titolo definitivo l'antica caserma Tofano, da destinare ad un futuro polo culturale ed universitario. Per l'acquisto della Tofano il sindaco Romano qualche mese fa aveva già scritto al ministro della difesa Parisi e al suo omologo all'economia Padoa Schioppa, citando lo strumento urbanistico del PUC nocerino, che prevede appunto il recupero delle emergenze storiche e delle aree dismesse. La caserma Tofano rappresenta uno degli obiettivi principali dell'amministrazione e credo che stiamo sulla strada giusta. È tra i beni in dismissione, abbiamo avuto contatti anche a livello ministeriale, grazie anche all'impegno del sottosegretario Andrea Annunziale, anche all'impegno di Enrico Letta tramite Guglielmo Vaccaro. Stiamo, credo, sulla strada giusta per l'acquisizione, perché rappresenta un monumento storico importantissimo, che anche per l'ampiezza delle superfici, il sito in sé rappresenta un'occasione non solo per Nocera Inferiore ma per tutto l'agro nocerino sarnese. In quel sito noi immaginiamo di
potervi allocare funzioni di carattere culturale, di servizi e perché no anche trasferire se possibile la sede municipale. È un sito importantissimo che consentirà, così da grande attrattore qual è, di poter rivitalizzare l'economia di Nocera e dell'agro nocerino sarnese.